Beh, oggi è iniziata questa avventura per quanto riguarda i delegati della federazione. Mai come quest'anno ho visto pressioni e molto interessamento di tanti, tanti delegati. Non saprei la grossa motivazione, c'è interesse per tutti. Spero che almeno facciano le cose per bene. Per le società che hanno bisogno quest'anno e tutti gli altri anni che questi presidenti purtroppo mettono solo mano alla tasca per fare questi campionati dilettantistici. Io spero che questi porteranno avanti un discorso sano e per bene. Direttore, la regia ci manda in onda le immagini con le nostre telecamere, siamo stati lì. Che impressione ha avuto? Senti, l'impressione all'inizio è sempre buona. Ora bisogna capire i programmi che c'hanno e che cosa vogliono fare. Uno, con la, non lo so se posso dire con la mia esperienza, io qualcosa riesco a recepire da tutte queste cose e questi interessamenti di tutti questi addetti ai lavori. Torno a ripetere, spero che veramente si raggiungano grossi obiettivi, se no, di nuovo, se no è fallimento totale. Poveri presidenti. Direttore, con la sua esperienza, come anche lei ha detto, cosa si può fare per evitare il fallimento? Bella domanda questa. Vale 1.000 euro questa domanda. Ascolta, si può fare tutto e non si può fare niente. Basta un poco di buona volontà da parte sia della federazione e sia di tutti gli addetti ai lavori, perché ce ne stanno tanti di addetti ai lavori. Ma dico addetti ai lavori che non sono addetti ai lavori, bensì addetti ad altre cose. Scusatemi di queste piccole parole, però chi vuole capire ha capito bene. Io purtroppo, come dice Gigi, io sono un pedantone, dico sempre la verità, però mi vogliono tante persone male che me ne vogliono ancora, non me ne frega proprio niente. Figuratevi se io devo vivere di calcio, io sono un grande appassionato solo e mi fa piacere che quest'anno sto collaborando con l'Ottaviano. E veramente sono stimate da queste persone, come sono stimate da tantissime persone. Rimango con la mia idea, molte volte sbagliano i presidenti, molte volte sbagliano i direttori, primis sono io che sbaglio. Qua non sono perfetto, siamo tutti umani e sbagliamo. Questi sono dei messaggi che io sto emanando a tutti. Facciamoci un esame di coscienza, onestamente, e quando si sbaglia, non fate pagare una sola persona. Dite ho sbagliato pure io. Grazie.